Bentrovate qui al nostro angolo dedicato alla creatività con un ospite speciale. Oggi ci è venuta a trovare Teresa Spinogatti che ci presenterà delle magie con la maglia. Non tutte siamo capaci a lavorare con l'uncinetto, ma Teresa ci presenta i telai di Maria Jo e ci fa vedere queste meraviglie. E quindi anche se non siamo capaci di lavorare a uncinetto, possiamo realizzare queste simpatiche mattonelle che possono servire Teresa per fare delle borse, dei cappellini, delle mantelle. Prima di tutto, ciao Teresa, benvenuta. Allora, grazie. Insegnaci a fare questa bellissima cosa. Allora, innanzitutto prendiamo il telaio. Perfetto, questo è un telaio apposta, Teresa, per fare il telaio apposta è munito di vari buchi per fare varie grandezze di piastrelle. Perfetto. Noi in questo caso useremo la piastrella più piccola. Benissimo. Quindi posiziono i miei pernini in tutti, sì, i buchetti del quadrato più piccolo. Perfetto. Questo è un telaio in legno e questi sono piolini in legno. Ti aiuto, si mettono in questo, grazie, modo, vero, sì, Teresa? Poi si prende della lana, va bene qualunque tipo di lana, per non ottenere un prodotto troppo grosso usiamo una dimensione sottile. Per voler fare per aumentare lo spessore possiamo fare più giri. Perfetto. Allora inizio facendo un pippolino da tenermi fermo il filo, poi inizio a far girare i miei fili. Perfetto. In questo caso io faccio 4, 2, 3 e 4. Okay. 4 giri, ok, in questo punto qua, nel primo piolino corrispondente a quello inferiore. Perfetto. Inizio. Passi nel secondo. Passo nel secondo e rifai altri 4 giri. Altri 4 giri. Perfetto. Oltre alla lana, Teresa, si possono usare anche altri materiali, della raffia, del cotone, del filo argentato, se uno vuole fare un braccialetto usando il telaio. Si può anche del semplice spago, quindi anche del materiale anche spago, di recupero. Sì. 4. Perfetto. Ok. 1, 2, 3 e 4. Quindi giro il telaio e perfetto, passo dall'altro verso. Quindi abbiamo creato la trama e l'ordito dei... Adesso creo l'ordito. Perfetto. Quindi faccio sempre 4. Questi incroci. 4 incroci. Perfetto. Ma perché io in questo caso ne sto facendo 4, ma posso sia aumentare che diminuire. Perfetto. Magari prima di fare un prodotto finito è meglio fare un campioncino per vedere la grandezza. 4. Ecco. Vedo che comunque è molto semplice, quindi sì, lo possono fare anche i bambini. Anche i bambini, sì. Non c'è niente che punge. Perfetto. 4. E 4 per 4, quindi abbiamo fatto la nostra trama e il nostro ordito. Perfetto, rigiri il telaio. Rigiro il telaio, prendiamo un ago, è un ago di plastica, si può usare anche un ago normale, ma è consigliabile usare l'ago di plastica perché ha una flessibilità, che perfetto, poi vedrete il motivo. Poi c'è anche una bella cruna larga, come vedo, non è difficile. È un ago da lana. Perfetto, l'abbiamo infilato. Infilo l'ago. Allora prendo, devo fare dei nodini, delle asole. Facciamo un nodino lì per iniziare. Facciamo un nodino per iniziare, così fatta. Una da un lato e l'altra dall'altro lato, praticamente devo creare una crocetta e sto usando un filo diverso proprio per far vedere la chiusura. Allora infilo sotto, sì, tiro e faccio la mia prima asola. Perfetto.
Poi lo prendo dall'altro lato e faccio la seconda crocetta. Ok, e quindi in tutti gli incroci bisognerà fare la crocetta. Quindi per fare questa lavorazione qua realmente non si usa tanto l'uncinetto. In questo caso l'uncinetto. Qui è scappato. Benissimo. Non faccio altro che riprenderlo. Perfetto. In questo modo qui. Giro il lavoro e continuo a fare sempre le nostre crocette. La doppia asola, una asola a destra e una a sinistra. Benissimo. Okay. E in questo caso il nostro filo verde diventa anche il motivo. Essere anche un motivo, se uno vuole fare un motivo, può fare anche un motivo usando. Certo. Perfetto, in questo modo qui. All'interno del questo telaio si chiama telaio di Jo, lo potete trovare in tanti negozi specializzati e soprattutto all'interno del nostro telaio sì, e vado dall'altro. All'interno del nostro telaio ci sono proprio tutte le spiegazioni passo passo di come utilizzare questo telaio, quindi con tutte le spiegazioni, ed è veramente molto 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 semplice. Intanto Teresa sta di fare le sue asoline per chiudere il punto, e devo dire che è abbastanza facile e abbastanza veloce. È un lavoro molto veloce e soprattutto crea dei begli effetti, rende del... Certo, dà anche molta velocità. Nel esempio, io penso, per fare una coperta, le mattonelle che vengono realizzate sono veramente veloci e, sì, e poi si possono fare anche molto più grandi qua, perché questo fino, noi stiamo usando, fino alla grandezza, stiamo usando la misura più piccola, poi ce n'è una media e una più grande. Facendo la misura più grande riesco a fare anche degli incroci diversi, dei disegni. Certo. Dei disegni diversi da quello che io adesso faccio. La croce centrale, questo. Allora, questo qua, Teresa, io ce l'ho qua in bianco in una lana un po' più grande, questo qui abbiamo fatto prima le chiusure, adesso tutto vai il giro a fare intorno. Adesso vado a chiudere la parte centrale. Vai a prendere realmente. Quindi prendo quattro incroci e lo chiudi in uno solo. Lo chiudo sia guarda, da un lato che nell'altro. Per volerlo rinforzare un pochettino di più, posso anche farlo doppio. Perfetto. La pezzolina è tutta qui. Allora, aspetta un attimo, Teresa, che vediamo un attimo bene. Qui lo riposizioniamo perché lo stavi tirando su. Allora, quello che abbiamo realizzato in questo momento sono stati sui quattro lati. Quattro fili, abbiamo passato quattro fili, passando da un piolo all'altro. Prima abbiamo fatto in un senso, poi è stato girato il telaio, giusto? E abbiamo fatto quello, chiuso il nodo, preso il filo verde e si è andati a chiudere nodino per nodino, con una doppia asola, creando proprio una sorta di X per la parte esterna. La parte interna, Teresa, se ho capito bene, sono stati chiusi in una sola crocetta, in un solo nodo, tutti e quattro gli incroci, e questo è andato a creare questo motivo, giusto? A questo punto però lo dobbiamo togliere dal nostro telaio. Allora lo sfiliamo. Ecco. Benissimo. Allora, la mattonella viene così. Allora, da un lato abbiamo dei fili di un ordito e dall'altro lato no. Io per poterlo congiungere ho bisogno di fare... No, aspetta, non ho capito. Allora, qui... Ah, ok, perfetto. Qui abbiamo un filo di passaggio. Qui e invece qui no. Non abbiamo il filo di passaggio. Il filo di passaggio. Ok, benissimo. Quindi io per poter poi cucire una mattonella all'altra, ho bisogno di chiudere tutta la mattonella. Perfetto. Quindi andremo a fare questa parte qui, sì, che è un punto, una catenella. Una catenella all'uncinetto. Allora, parto dal... Facciamolo col filo rosa, parto dal primo dopo
il gancino dopo la presa e cominciamo a lavorare con l'uncinetto. Inizio, prendo tutte e quattro le asole, ok, e faccio un mezzo punto basso, sì. Poi faccio 3 catenelle, ok, vado nell'altro e riprendi le quattro asole facendo un mezzo punto basso, ok, cioè 3 catenelle, sì, rientri nelle quattro e faccio il mezzo punto basso. Allora, quando si prendono le quattro catenelle si fa il mezzo punto basso. Invece per unire le varie catenelle, 4 punti di catenella. 3 punti di catenella. 3 punti di catenella. Perfetto. Ok, quindi quello che noi stiamo facendo in questo momento è questa bellissima, sì, catenella. Adesso mi trovo a dover devo formare l'angolo. L'angolo. Quindi allora, l'angolo catenelle farai? Ne faccio 6. Ah, ok, quindi per fare l'angolo bisogna fare 6 catenelle a uncinetto. Parò anch'io a Teresa. E continuo prendendo le quattro asole e facendo il mezzo punto basso. Perfetto. 3. Le 4 catenelle. Sempre il mezzo punto basso. Certo. E quindi a noi queste catenelle servono per creare proprio un cordolo per tenere prima di tutto ferma la nostra mattonella e poi per poterla attaccare l'una all'altra. Che si può lasciare anche libera tipo frangia, cioè legarlo solo da due lati. Qui mi trovo a dover fare l'altro angolo e quindi faccio 6 catenelle. Perfetto, benissimo. Qui mi trovo dal lato dove ho il filo. Ok. Allora devo prendere le 4 catenelle, sì, e il filo. Perfetto. E faccio la mezza catenella. Ok. Poi faccio un punto basso. Sì. Una catenella. Sì. Un punto basso. Perfetto. E un mezzo punto basso prendendo, ok, le 4 asole. Benissimo, Teresa, ti lascio terminare la tua creazione. Nel frattempo faccio vedere, questa è la mattonella che Teresa sta terminando, ma si possono fare tante fantasie. Qui ne abbiamo delle altre fantasie, con degli altri nodi si possono ottenere altre forme, altre simpatiche creazioni. Come potete vedere sono veramente tantissime, poi ve le potete inventare anche voi, e in commercio potete trovare anche proprio dei libroni, io li chiamo proprio libroni, con tante idee e spiegazioni di questa bellissima tecnica. Come potete vedere si possono fare dalle sciarpe alle coperte, a cuscini, guardate questa che bella con il bimbo, degli scaldotti per le braccia, si possono utilizzare tessuti filati dai più pesanti come la lana, ai cotoni, alla raffia, al filo twister, a tantissime creazioni. Questa puntata è stata dedicata al telaio di Gio, che potete sempre trovare. Vi saluto mentre Teresa sta terminando questo bellissimo lavoro e vi ricordo che sul sito laravella.com potete trovare tutte le spiegazioni. Alla prossima puntata, ciao a tutti, grazie Teresa. Prego.